Bene, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Questa sera, alla seconda al secondo degli appuntamenti del laboratorio di quest'anno, abbiamo il nostro illustre professore Giulio Giorello, che ringraziamo moltissimo per essere qui con noi. Celebre studioso di storia della scienza, di filosofia della scienza, che ci parla per l'appunto di uno degli aspetti della crisi, delle molteplici crisi contemporanee. La fine del mito della scienza, la fine del mito positivo della scienza. Poi la volta scorsa abbiamo detto sostanzialmente questo, che viviamo in un momento in cui si sommano tre crisi, la crisi economica, la crisi sociale e la crisi politica. Tutte insieme danno un'impressione, potrebbero essere interpretate come una crisi di civiltà. E dunque rientrare all'interno del tramonto dell'Occidente, cioè di queste tematizzazioni che nei primi vent'anni del secolo scorso, del Novecento, furono fatte da un punto di vista che si suole definire culturcritica, critica della civiltà. E abbiamo detto anche che celebre, se non è più intelligente, il più celebre degli esponenti del culturpessimismo, della culturcritica, Spengler, aveva da una parte buon occhio per vedere alcuni processi in atto e dall'altra un po' troppa fretta teorica di definire appunto un insieme di fenomeni, definirlo civiltà, trovarne delle specificità in qualche modo naturali e descriverne, nell'illusione di poter descrivere lo svolgimento, i processi e il destino. Per cui da una parte una visuale acuta, dall'altra una visuale miope sostanzialmente. E abbiamo detto che bisogna essere in grado di discernere, di valutare in modo analitico i diversi aspetti delle crisi in atto. E per fare ciò abbiamo articolato il laboratorio in più argomenti. L'argomento di oggi, la scienza moderna. Noi possiamo dire effettivamente che l'età moderna si fonda sopra, trae la propria legittimità, diciamo così, dall'avere operato tre invenzioni: l'invenzione dello Stato, l'invenzione del capitalismo e l'invenzione della scienza. Lo Stato c'è ancora, è diventato un normale modo d'essere delle donne e degli uomini che si associano politicamente. Non c'è parte del mondo, tranne l'Antartide, che non sia retta in forma statuale. Poi, quello che lo Stato può fare, le condizioni di stabilità che può garantire, è un altro discorso. Il capitalismo è dilagato dall'Occidente del mondo, in tutto il mondo, non c'è parte del mondo, forse con l'eccezione della Corea del Nord, che non abbia un'economia capitalistica, e tuttavia, nonostante questo immenso successo storico, è attraversato da crisi ricorrenti che sembrano le pestilenze di una volta, cioè arrivavano, non c'era verso di capire da dove venissero, spazzavano l'Europa e di salute. Le crisi del capitalismo sembrano le antiche pestilenze.
in realtà è attraverso quelle che esso funziona. La scienza. La scienza ha una immensa capacità conoscitiva. Un'immensa capacità conoscitiva sulla base di un assunto, cioè che tutto sia misurabile. Che tutto sia misurabile, cioè che non esista il mistero, non esista il tabù, non esista nulla che non possa essere portato sotto il dominio della ragione. Ci sono ancora territori inesplorati, moltissimi ce n'è, ma nessuno ci vieta di esplorarli, semplicemente non abbiamo ancora gli strumenti, ma ci attrezziamo per avere gli strumenti, per cui nulla ci può e ci deve fermare. Tutto può essere conosciuto, molto ci sfugge, ma in linea di principio nulla ci sfugge. In linea di principio nulla ci sfugge. Primo punto. Secondo punto, la scienza è potenza. Cioè la scienza moderna nasce per conoscere, ovviamente, e al tempo stesso per dominare la natura. No. L'uomo è, secondo le parole di Cartesio, maître e possesseur, padrone, maître vuol dire padrone, padrone e proprietario della natura. Ma già Bacone aveva detto scienza propter potentia. Si fa scienza perché conoscere è bello, perché conoscere fa parte della natura umana. Questo lo diceva Aristotele. La volontà di conoscere è naturale nel mondo. No, la volontà di conoscere non è solo teoria, è teoria che ha la pretesa di essere, di avere pesantissimi riflessi sulla pratica. E, insomma, la scienza è irrefrenabile in età moderna. Non c'è verso di porle dei limiti. La si può indirizzare dando o togliendo finanziamenti a certi ambiti della ricerca scientifica, ma insomma non la si ferma. La tecnica, anche lì, non la si ferma. Certamente è soggetta alle leggi economiche, per cui ci saranno investimenti verso una direzione piuttosto che verso un'altra, ma sostanzialmente quello che si può fare viene, prima o poi viene fatto. Quello che si può fare prima o poi viene fatto. E tutti siamo abituati, e ci sono stati secoli, che sono stati secoli dominati da un vero e proprio culto della scienza. Pensiamo al XIX secolo, l'Ottocento è il secolo del culto della scienza, il positivismo. No? L'idea che del progresso, che è progresso scientifico e tecnologico, e quindi scientifico, tecnologico, sociale. Il capitalismo di fatto è un sistema di produzione che è una forma di produzione che non esisterebbe senza la scienza e la tecnica. Non, in linea teorica sì, in linea pratica no, cioè ha bisogno del sistema di fabbrica, ma il sistema di fabbrica è un sistema che ha senso in quanto qualcuno ha inventato la macchina a vapore e l'ha applicata ai telai, perché fare il capitalismo solo con un lavoro manuale è molto, molto, molto antieconomico. C'è una sinergia reciproca tra scienza e economia. L'immaginario dell'uomo moderno è sempre più ricco di scienza e tecnica. E la scienza, basti pensare che molto spesso anche dove si lavora di fantasia, si lavora di fantasia intorno alla scienza, cioè la fantascienza. Bene. La scienza è stata la grande luce che ha illuminato le tenebre. Bene.
La scienza è stata la difesa dell'umanità, della sua dignità, della sua volontà di dominare il mondo. La difesa contro volontà di dominio che non si fondavano sulla ragione. Volontà di dominio che si fondavano sulla trascendenza, sulla rivelazione, sulla magia, su quel che volete, no? Cioè forze oscure che volevano comandare sull'umanità senza fare riferimento alla chiarezza, alla trasparenza, all'intrinseca democraticità del sapere scientifico. Non che sia un sapere facile, ma un sapere che in linea di principio è accessibile a chiunque abbia voglia di mettersi a studiare. Non c'è il tabù. I libri segreti non ci sono più. C'è il libro della natura da decifrare e i libri scritti da quelli che hanno decifrato il libro della natura, che saranno libri difficili, però se vuoi che li studi. Bene, oggi invece, no, da una parte viviamo immersi nell'immaginario scientifico e viviamo in un universo tecnologico. Ciascuno di noi ha in tasca un oggetto che è un concentrato di tecnica che a sua volta si fonda su momenti di sapere scientifico anche sofisticati. Ed è per noi banale, non ci pensiamo nemmeno, anche se qui c'è una potenza di calcolo di un fattore 100 o 1000 superiore a quella con cui abbiamo sulla Luna. È banale, tutti hanno in tasca un oggetto del genere, tutti trovano normale vivere in un universo fatto di scienze e di tecniche, e al tempo stesso cresce, ed ecco il momento della crisi, e al tempo stesso cresce, ma non in forme nicchia, ma diventa pandemico un atteggiamento antiscientifico, dove si invertono proprio i ruoli, cioè la scienza che era la difesa contro ciò che vi è di oscuro, di magico e dunque di antiumano, la scienza diventa il nemico oscuro, antiumano, per difenderti dal quale fai ricorso a pratiche non scientifiche o antiscientifiche. Fai ricorso alla magia, fai ricorso a tutti i saperi che non erano stati, che la scienza aveva vinto ma non aveva distrutto, i saperi a cui la scienza aveva sottratto egemonia ma che naturalmente continuavano ad esistere. Per certe cose facciamo riferimento alla scienza, penso che nessuno si curerebbe una ferita con una ragnatela come si faceva 100 anni fa, dove peraltro c'era una motivazione scientifica non nota, nel senso che la ragnatela aveva attaccate ai fili delle spore di muffa che potevano avere un effetto analogo a quello della penicillina, perché è molto più blando. C'era un, però non lo si sapeva. Ecco. E diciamo, è molto più pratico usare la penicillina. Bene, la usiamo e non ci facciamo più. Però su tanti altri argomenti la scienza è il nostro nemico. Principalissima la questione dei vaccini. Vaccini che erano nella seconda metà del Settecento erano una delle bandiere dell'Aufklärung, che Parini ci faceva le poesie sulla vaccinazione,
sulla salubrità dell'aria e sulla vaccinazione. Cioè, proprio la vittoria contro le malattie che devastavano le società, le popolazioni, adesso diventano un nemico. È successo qualche cosa. Ce lo dice il professor Giorello, naturalmente. A occhi e croce, dal mio punto di vista, credo, adesso sentiamo se il professore è d'accordo, credo che si possa dire che la scienza è imputata di essersi corrotta e contaminata con il potere. Nella scienza non si vede più la liberazione dal potere, ma si vede l'esercizio del potere, non si vede più un sapere a disposizione di tutti, ma un sapere tanto specialistico che è diventato oscuro sostanzialmente, che viene adoperato su di noi senza che ci venga mai spiegato, e un sapere che è potere, solo che invece che essere il potere dell'uomo sulla natura, è il potere dell'uomo sull'uomo. E su questo io chiedo se il professor Giorello, caro amico, grande studioso, ci sa dare qualche indicazione. Dovrebbe funzionare, perché se no non faccio il punto. Prego. Sentite bene, sì. Mi scuserete che la voce è quella che è dovuta alle cambiamenti di temperatura. Comunque, vorrei ringraziare Giorgio Carlo. Carlo. Il tuo amico Giorgio non c'entra niente con noi. Egli non è nostro parente. Il mio. Bravo. Cari per l'invito in questa bella sede e per il tema che ha proposto, cioè quella discussione pertinente alla fiducia che la scienza può dare alle persone e a queste crisi di fiducia che la scienza ha conosciuto e conosce nel nostro paese, come al solito si fa normalmente l'esempio dei movimenti contro i vaccini, ma ci sono anche altri casi che fanno guardare alla scienza come ha un potere, lui diceva giustamente, dell'uomo sull'uomo, ha un potere che è estraneo al pubblico e che il pubblico non capisce bene come controllare. Questo io credo sia dovuto sul lungo periodo al cammino di grandi successi che la scienza ha realizzato. Guardate che realizzati dal tempo di Galileo, tanto per fissare le idee, sostanzialmente 3-4 secoli che hanno cambiato profondamente non soltanto le nostre conoscenze di fondo sull'universo, ma hanno cambiato anche profondamente i nostri modi di vivere. Prima Galli faceva l'esempio del telefonino, ma se ne potrebbero fare molti altri. Allora, la scienza ha conosciuto anche in passato degli attacchi dovuti a sfiducia nella cultura che la scienza stava faticosamente elaborando. Credo che una delle prime grandi innovazioni scientifiche
sia stata segnata da quella che chiamiamo la rivoluzione copernicana, non quella di Kant, dico quella fatta da Copernico, nel De Revolutionibus Orbium Celestium, e Copernico, per varie ragioni, fu attaccato da non pochi rappresentanti del potere religioso. I primi attacchi si ebbero nel contesto protestante, in particolare quello luterano, ma in un secondo tempo, come ben noto, anche nel contesto cattolico romano, il copernicanesimo fu visto come un pericoloso esempio di rimessa in discussione delle quelle che sembravano i grandi capisaldi di una concezione del cosmo gradita alla religione cristiana. E non fu questo soltanto un caso che riguarda l'astronomia. Se ci spostiamo di un po' di tempo, se andiamo a vedere le reazioni che accolsero la pubblicazione nel 1859 dell'Origine delle specie di Charles Robert Darwin, voi troverete che l'opera di Darwin fu vista come un pericolo. Il pericolo qual era? Beh, il pericolo era quello di mettere in discussione non tanto la centralità del nostro mondo nell'universo, qui ci aveva già pensato Copernico, ma di mettere in discussione la stessa centralità dell'uomo. Credete che sia opportuno, scriveva Darwin mentre preparava il testo della sua teoria dell'evoluzione, l'origine delle specie, che io parli dell'uomo? Non mi sembra il caso. Darwin aveva un certo senso della prudenza, ma poi in un secondo tempo doveva affrontare con coraggio questo stesso tema, appunto, in un'altra opera. Furono messe in discussione questi grandi momenti dello sviluppo scientifico, appunto, da chi non riteneva che la scienza desse un tipo di informazioni legittime, ma che sfruttasse alcuni elementi del proprio successo per lanciare una concezione del cosmo e dell'uomo che faceva puni con altre tradizioni, tipicamente sia nel caso di Copernico che nel caso di Darwin, la tradizione religiosa, benché con modalità differenti da un caso all'altro. Perché, come voi sapete bene, Galileo Galilei fu costretto a una vergognosa abiura delle proprie teorie di fronte nel Palazzo della Minerva, se ben mi ricordo, a Roma, di fronte ai giudici dell'Inquisizione, mentre non toccò nulla di simile a Charles Robert Darwin, il quale fu attaccato in non poche discussioni pubbliche, fu considerato un sovversivo. Darwin, al contrario di Galileo, non andò mai a cercare lo scontro diretto, lasciò che il lavoro di, come dire, di lotta sui punti più delicati fossero condotti su quello che chiamava il suo mastino, Thomas Huxley, e infatti furono queste grandi discussioni che spaccarono l'opinione pubblica, salvo che, come noto, alla morte Darwin venne considerato un grande scienziato, un grande intelletto,
degno di essere sepolto vicino a Newton. Quindi le due storie sono andate in modo molto diverso, ma non sono mancati dei momenti fortemente laceranti. Alcuni studiosi, per esempio, della genesi della teoria darwiniana, hanno fatto vedere come Darwin fosse preoccupato di mettersi contro dei pensatori di tipo cristiano, sostanzialmente dei vescovi, i quali erano stati i suoi alleati in una polemica che Darwin aveva sostenuto e che era una polemica politica. Darwin era stato fortemente colpito dall'orrore della schiavitù nel continente nuovo, continente che aveva conosciuto, aveva descritto l'orrore della schiavitù in alcuni paesi dell'America Latina, sapeva benissimo cosa succedeva negli stati meridionali degli Stati Uniti d'America, e quando la crisi politica in America con Lincoln raggiunse il suo apice, Darwin si sentì profondamente coinvolto insieme con una serie di missionari, di autorità religiose, a condannare schiavismo e razzismo. Ora, questi che erano i suoi alleati stavano diventando i suoi nuovi avversari. È una cosa che capita spesso nell'impresa scientifica, non è capitato soltanto nei grandi casi di Copernico e del copernicanesimo, nonché di Galileo. Capita anche in situazioni differenti. Se noi andiamo a vedere, per esempio, le reazioni che ha avuto il mondo scientifico con la pubblicazione della relatività generale di Einstein, grande successo 1915-1916, ma successo anche empirico con una duplice spedizione delle crisi che diede ragione all'inclinazione dei raggi luminosi che era stata predetta da Darwin, scusate, predetta da Einstein. Einstein fece una valutazione un po' anche amara. Finché ho ragione, diranno, che bravo scienziato, uno scienziato di non si sa bene quale cittadinanza, perché ci teneva la sua cittadinanza svizzera, ma era considerato, con la sua carriera in Germania, uno scienziato tedesco. Diranno di me, ecco un grande scienziato internazionale che ha risolto un grande problema. Se le cose non fossero andate così, diceva Einstein di se stesso, beh, sarei diventato uno scienziato senza patria, un apolide, mi sarebbe stata rinfacciata la mia forse eccessiva simpatia per la Svizzera e sarei stato considerato come un cialtrone. Sono cose che sono importanti, perché se noi andiamo a vedere come la comunità scientifica di lingua tedesca, e in particolare la comunità scientifica di cittadinanza tedesca, ebbe a reagire man mano che Einstein mieteva un successo dopo l'altro, scopriremo che Einstein si era fatto un mucchio di nemici
Tra l'altro, alcuni di questi nemici erano quei colleghi con cui Einstein si era da giovane formato e che gli avevano dato un interessante problema da risolvere, il problema della spiegazione dell'effetto fotonico, problema per il quale fu dato il Nobel ad Einstein, che non gli fu dato il Nobel per la sua relatività, il Nobel per questo risultato così importante per mandare avanti le ricerche di fisica dei quanti che avevano preso avvio dai solitari tentativi di Max Planck di risolvere un problema estremamente difficoltoso dal punto di vista calcolistico, il problema della cosiddetta radiazione nera, ma che Einstein aveva saputo prendere questo tipo di approccio, farne vedere la fecondità e in questo senso aveva spianato la strada a quel giovane scienziato danese Niels Bohr che nel 1913 doveva dare un soddisfacente per l'epoca modello di un atomo. Questo mostra come la scienza ha tutta una serie anche di partenze sbagliate, ha anche una serie di mosse che vanno avanti e poi tornano indietro. In molti casi sono delle situazioni dovute a un contesto più generale, pensate appunto al caso di Galileo Galilei e al processo a Galileo, pensate ancora per esempio appunto al modo con cui fu trattato Einstein nel suo paese di origine, cioè in Germania, e questo è un punto estremamente importante e delicato che mostra come la scienza, certo, è scritta per gli specialisti. Copernico lo diceva, io scrivo i miei testi per i matematici, quindi lo leggono i matematici, lo capiscono i matematici, chi non è un matematico è pregato di astenersi. Ecco, ma in certi casi l'impresa scientifica non può tranquillamente cavarsela in questo modo. Il caso delle differenti vicende della relatività einsteiniana sono secondo me estremamente importanti e significative. Dunque, per fissare il punto, l'impresa scientifica non è stata sempre accettata come una liberazione, è stata talvolta vista come una maledizione. Fu così presso coloro che per ragioni strettamente religiose erano contrari al darwinismo, fu così anche nei confronti della relatività einsteiniana e non solo, e fu così anche per la stessa meccanica quantistica, anche se la tecnicità di questo approccio rendeva più difficile da parte di un pubblico generale capire quale fosse la posta in gioco. Cosa manca in quello che sto dicendo qui? Beh, manca uno dei punti fondamentali della ricerca scientifica di oggi, che non è soltanto da cercarsi nell'astronomia o nella fisica, ma è da cercarsi nelle scienze del vivente. E in particolare proprio nel prendere atto della formidabile intuizione scientifica di Charles Robert Darwin. Allora, la scienza talvolta viene guardata con diffidenza, in situazioni che sono le più diverse. Per esempio, se voi prendete
la teoria darwiniana e andate a vedere come questa fu recepita in uno dei paesi più avanzati dal punto di vista democratico, almeno apparentemente, negli Stati Uniti, scoprirete che alcuni stati, per esempio il Tennessee, non amavano molto le teorie darwiniane e addirittura le autorità erano intervenute perché il darwinismo non fosse insegnato. Sì, anche sui famosi processi delle scimmie, sono processi veri e propri in cui poi naturalmente chi era stato accusato di aver presentato una empia dottrina come quella di Darwin era riuscito poi a cavarsela, ma era riuscito a cavarsela con una certa fatica. E non pensiate che anche nei tempi nostri le cose siano così semplici. Dov'è che io credo che oggi, e ripasso la parola a Carlo, dov'è che oggi ci sembra il terreno più rischioso per nuove concezioni scientifiche che sfidano molti dei pregiudizi ricevuti? Sì, certo, in cosmologia c'è un fiorire di teorie scientifiche di prim'ordine, certo. Nello studio degli animali, delle piante, l'eredità darwiniana è stata potentissima, ma dov'è che noi siamo forse più toccati? Siamo più toccati dove l'oggetto della ricerca scientifica diventa l'essere umano stesso. E qui appunto voi capite bene come la scienza possa sembrare in molti casi un elemento negativo, perché la scienza ha bisogno di mezzi economici. La scienza oggi si serve di tecnologie sofisticate. Cioè Galileo Galilei aveva vinto la sua battaglia in difesa del copernicanesimo proprio grazie alle osservazioni compiute su quello che lui chiamava il suo occhiale. E il filosofo Cesare Cremonini, che non c'è con l'omonimo cantante, Cesare Cremonini dice: ah, questi occhiali che imbalordiscono la testa. Cioè, la scienza sembrava imporsi con dei trucchi che i corretti rappresentanti della filosofia tradizionale erano i primi a denunciare. E questo porta, secondo me almeno, a uno strano bisticcio tra la scienza e la filosofia. La filosofia è stata per secoli un'alleata di grandi intuizioni scientifiche. Quando Galileo Galilei, nei suoi discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, siamo nel 1638, presenta lo studio del movimento, la meccanica, in particolare la teoria del moto locale, e un'altra disciplina, lui la chiama la resistenza dei materiali, è sostanzialmente la struttura fine della materia come poteva essere concepita verso la metà del 600, Galileo Galilei sa benissimo che queste scienze non sono nuove, sono antiche, ma sono profondamente rinnovate dal lavoro che è riuscito a presentare alla comunità scientifica in modi molto, come dire, avventurosi.
Bertolt Brecht nella sua Vita di Galileo ha raccontato un po' le peripezie con cui Galileo, vecchio cieco e sorvegliato speciale, controllato dalle figlie monache amorevolissime, però un po', oppressive, riesce comunque a mandare i propri scritti, e dove questi scritti vengono pubblicati? Vengono pubblicati, guarda caso, in un paese che non è un paese cattolico, è un paese direi protestante, dove anche però i cattolici sono numerosi, ma dove si è riusciti per tutta una serie di considerazioni politiche ad avere un equilibrio tra protestanti luterani, tra cattolici romani e protestanti calvinisti. E quindi in queste province unite, l'Olanda soltanto, no, l'Olanda, va bene, si riesce a pubblicare appunto a Leida presso gli Elsevier i discorsi di dimostrazioni matematiche attorno a due nuove scienze che altrimenti non avrebbero visto la luce altrove. E poi, questa è una cosa che noi dimentichiamo, ma l'italiano, testo italiano, scritto in italiano, ogni tanto c'è un po' di latino con cui Galileo presenta in modo illustre i suoi teoremi, che è un testo in italiano, questo testo poteva essere letto senza troppe difficoltà da colleghi di Galileo, Cartesio per esempio, o da quelli che erano gli ammiratori nelle isole britanniche di Galileo Galilei. Uno di questi ammiratori di Galileo, che addirittura gli dedica dei versi bellissimi del suo poema Paradise Lost, è John Milton. E John Milton vede, attenzione, in tutta la vicenda di Galileo un modello da non imitare. Cioè l'imporre delle censure alla stampa scientifica, e queste censure hanno una conseguenza gravissima, perché se le opinioni che sono censurate sono false, questo non vuol dire che non valesse la pena di prendere in considerazione, perché le opinioni buone, combattendo contro quelle false, hanno potuto raffinarsi e diventare le più profonde. Ma se poi le opinioni censurate sono quelle vere, una parte rilevante della verità è perduta. E questa è una delle ragioni per cui, appunto, io sono portato a dire che, nonostante quelle limitazioni che Galli richiamava prima e che io riconosco, ancora oggi la libertà scientifica è un modo per avere un modello di una più ampia libertà. Certo, come tutte queste conquiste, ha un costo. Certo, bisogna tenere presente che non siamo più ai tempi in cui Galileo poteva fabbricarsi il suo occhiale, cioè il suo canocchiale, imitando i modellini che gli arrivavano dai Paesi Bassi. Oggi abbiamo bisogno, in molti settori, di strumenti di osservazione estremamente sofisticati. Ed è questa la ragione per cui la scienza ha bisogno di investimenti, ha bisogno di comunità, di politici, i quali non taglino i finanziamenti, ma abbiano la pazienza, scusate che questo io non lo so restare, adesso no, arrestato, era il mio amico Enzo Barone,
fisico, che è appena terminato un bel lavoro in cui mostra come E uguale MC quadro di Albert Einstein sia stato una delle più grandi acquisizioni della scienza. E attenzione, anche lì bisogna stare molto attenti, perché l'equazione di Einstein è energia uguale massa per il quadrato della BC, che è la velocità della luce, è una derivazione matematica non difficile che Einstein trova in un articolo di sole 3 pagine che pubblica alla fine del 1905. Era quell'anno mirabile in cui Einstein aveva studiato l'elettrodinamica dei corpi in moto, cioè dalle attività che chiamiamo speciale o ristretta, aveva risolto l'effetto fotoelettrico, aveva difeso le concezioni pertinenti atomi e molecole, allora fortemente messe in discussione dalla comunità scientifica del proprio tempo. Ebbene, Einstein ha avuto anche il tempo di mettere giù questo calcolo, a cui si ottiene appunto questa straordinaria relazione tra la energia e la massa. Ma uno non potrebbe domandarsi, ma è possibile che tutti quelli che facevano delle operazioni con le masse non si fossero sperimentalmente accorti di questa che era un risultato teorico di primissima importanza? E qui vorrei dire che per capire bene questo punto occorre non limitarsi alle usuali reazioni chimiche che venivano praticate nei laboratori all'epoca, ma andare a vedere quelle reazioni nucleari che la fisica nucleare avrebbe cominciato a studiare. E uno dei primi a capire bene l'importanza di questa relazione era un giovane di 22-23 anni che si chiamava Enrico Fermi. Enrico Fermi ne scrive ad un certo punto che enorme energia è celata dentro una quantità anche piccola di materia. Per fortuna, aggiungeva Enrico, allora aveva appunto 22-23 anni, che noi non siamo in grado di sprigionare questa energia, perché sarebbe terribile. Questo è Fermi, appunto, 1900, mi pare 23. Se noi andiamo a guardare poi cosa ha combinato Fermi, scopriremo che Fermi è stato capace di far vedere come si sprigiona l'energia dalla massa, direi con gli esperimenti a Los Alamos prima, con il bombardamento di Hiroshima e di Nagasaki dopo. È chiaro che in quell'epoca qualcuno poteva accusare la scienza di essersi venduta a un sistema di potere coinvolto in un grande conflitto. La maggior parte degli scienziati colleghi di Fermi era per creare qualcosa come un ordigno atomico da utilizzare sulla testa della Germania di Hitler. Ma Hitler venne sconfitto con metodi tradizionali e quindi non fu usata la bomba atomica sulla Germania. C'era però un paese che era stato alleato di Hitler e di Mussolini, il Giappone, che continuava una resistenza piuttosto tenace
contro gli alleati, e appunto è da lì che partì l'idea di utilizzare l'energia atomica per piegare in modo definitivo il Giappone. Bomba di Hiroshima prima, bomba di Nagasaki subito dopo, con l'imperatore che dopo Nagasaki capisce che è il caso di pensare alla resa. Ma la scienza ha perso la sua innocenza politica, può darsi. Però dobbiamo renderci conto che, per esempio, Einstein non fu mai coinvolto in questo aspetto, anzi, veniva tenuto lontano dai ricercatori di Los Alamos perché era stato considerato da alcuni rappresentanti dell'FBI come un pericoloso simpatizzante comunista, cosa che Einstein non fu mai. E quindi gli è difficile in questo senso attribuirgli la responsabilità della bomba atomica. Oppenheimer, che era stato colui che aveva ben governato con grande efficienza la costruzione di ordigni atomici, e che quando gli telefonarono che la prima bomba era stata sganciata su Hiroshima, rispose al telefono: well done. Fu poi quello che disse che la fisica aveva perso la sua innocenza, e tutta una serie di altre considerazioni per i quali di Oppenheimer, tra l'altro, fu visto con grande sospetto non soltanto dal governo statunitense ma anche dai suoi stessi collaboratori. È interessante, se uno vuole ricostruirla, per esempio, tutta la vicenda del difficile rapporto tra Oppenheimer e uno dei padri degli ordigni atomici, non esattamente l'atomica a cui aveva però lavorato, bensì le cosiddette superbombe o bombe all'idrogeno. Edward Teller, Teller era un esule ungherese che appunto riteneva opportuno difendere, lui diceva, il mondo libero, siccome ormai Hitler non c'era più da cui difendere il mondo libero, c'era però quell'altro che governava l'Unione Sovietica. E quindi è interessante vedere come in questo caso di nuovo la scienza è diventata un'arma di un potere schierato contro un altro. Siete presente che anche i russi ce l'hanno fatta poi a farsi l'atomica e a farsi la superbomba. Problema: diventerà così anche la biologia? Questo era un po' una delle domande che mi sembra l'amico Galli volesse che noi discutessimo qui. Forse peggio, o forse peggio, perché si può perdere l'innocenza non soltanto creando armi potentissime di distruzione di massa, ma si può perdere l'innocenza, per esempio, operando in modi che cambino la linea genetica di un individuo. Allora, voi vi rendete conto che queste sono preoccupazioni serie e che è giusto, secondo me, che il pubblico le discuta, ne parli ampiamente, si informi. Quello che è meno giusto, mi pare, sia per partire in quarta, demonizzare i vaccini o demonizzare altre ricerche come se fossero perverse, salvo poi tenersi tranquillamente in tasca
il telefonino e tutti gli altri strumenti che normalmente noi vediamo tranquillamente utilizzati e subiti da coloro che ci circondano e che sono magari dei tenaci nemici della scienza, almeno parole. Grazie Giulio. Una serie di considerazioni, tanto per interrompere un attimo anche la fatica espositiva del professore. Abbiamo capito questo. La scienza che io ho presentato in modo, aprendo questa serata, in modo trionfalistico, in realtà, giustamente, ha fatto presente Rovello, ha sempre avuto nemici. Oggi forse ne ha meno che in passato. Diciamo così, la scienza ha avuto come nemici quelli che si era scelti come nemici. È chiaro che nel momento in cui si pone l'obiettivo di distruggere l'autorità, chi detiene l'autorità se la piglia. Del resto, l'obiettivo di distruggere l'autorità è intrinseco alla scienza. Perfino il povero Galileo provava a spiegare che l'autorità delle scritture non si estende alla descrizione della natura fisica e che quello che c'è scritto intorno alla natura fisica nelle scritture è fuori dalla vigenza dell'autorità. Non è facile. Poi abbiamo, in un certo senso, questo è normale, non dico è giusto, ma è concepibile. Se vai a rompere le uova nel paniere allo stregone, lo stregone, se può, ti manda via. Questo è l'idea. Poi ci sono nemici che la scienza non vorrebbe avere, ma che si ritrova lungo la strada. Ad esempio, ora noi possiamo capire che una persona accorta come Darwin capisse, mentre sostanzialmente Galileo non capiva perché era ingenuo, pensava che bisognasse che tutti fossero di larghe vedute, Darwin, reso esperto anche dalle vicende di Galileo, sapeva che meno andava a impicciarsi di questioni che avevano a che fare con l'origine dell'uomo, meglio era. Però poi c'è andato, ed è meritato. E sappiamo anche che ci sono invece dei fenomeni scientifici, delle scoperte scientifiche, degli atteggiamenti scientifici che hanno creato dei nemici assolutamente non previsti. La relatività. La relatività si è trovata davanti dei nemici politici che parlavano della fisica ebraica. Einstein non aveva in mente di poter generare contro di sé un fronte di ostilità razzialmente montato. E invece, sì, è come. Aggiungo che nemmeno Stein era entusiasta del fatto che ci fossero tanti ebrei dentro la fisica moderna. Ma insomma, in Germania, che era pure un paese civile, sostanzialmente finivano in mano ai tedeschi praticamente un premio Nobel su due, fino al 33. In Germania, contro la teoria della relatività, avanza una frontiera di fisici nucleari ariani. E questo vuol dire che la scienza, vuol dire una cosa molto importante, a cui arrivo fra un attimo. Poi la scienza ha contro di sé dei nemici ancora più radicali, che sono alcune dottrine, alcuni modi di pensare alla filosofia.
Allora, la scienza e la filosofia nascono sostanzialmente insieme, sono sostanzialmente la stessa cosa, cioè nessuno diceva che Aristotele era un filosofo piuttosto che uno scienziato, era tutte e due le cose, era dire filosofo voleva dire scienziato. E poi tanto scienziato della natura quanto matematico, come Platone, insomma. Poi le cose, lungo un tragitto che non possiamo nemmeno lontanamente qui accennare, cambia. A un certo punto c'è, contro il modello di ragione che è il modello della scienza, cioè contro il razionalismo moderno sostanzialmente, si forma un fronte che non attacca tanto la ragione, non attacca tanto la scienza perché ce l'ha con la scienza, ma perché mette in discussione proprio il modello della ragione moderna. E qui dentro c'è di tutto. Non c'è Hegel che era uno capace di scrivere The Orbitis Planetarum, cioè che pensava che fosse sostanzialmente mestiere del filosofo ancora essere anche uno scienziato, essere uno storico, essere un sociologo, anche se la parola non gli apparteneva, e anche essere uno scienziato della natura. Non c'è Goethe che credeva che si potesse essere scienziati, sia pure anti-newtoniani, ma scienziati e grandi letterati, allo stesso titolo della stessa. No, però c'è la rottura della coscienza moderna operata sostanzialmente da Nietzsche, quella c'è. Cioè l'idea che è degna di essere criticata e distrutta non la scienza in quanto scienza, perché poi Nietzsche aveva tutta una serie di competenze scientifiche, ad esempio di psichiatria. No, non la scienza in quanto scienza, ma il modello della ragione, cioè il rapporto duplicante, soggetto-oggetto. La ragione moderna, la scienza, non sarebbe altro che una immensa tautologia che si limita a dire che ciò che è descrivibile in un certo modo. Dati certi assunti è descrivibile in un certo modo. Da cui la posizione di Heidegger, alla fine, no, la scienza non pensa. Attenzione, vuol dire la scienza non è capace di uscire da sé, cioè la scienza sa fare solo una cosa, misurare, non sa chiedersi che cosa è misurare, non sa chiedersi perché misurare, fa, misura, dunque fa. Questo non è soltanto, come si dice, irrazionalismo. Questo atteggiamento vuol dire, quando vi ho detto scienza è una tautologia, vuol dire la scienza è una manifestazione di un potere affermativo che sostanzialmente vuole benedire il mondo, dire che il mondo è giusto così com'è. Questo è contenuto, è il messaggio, è l'idea di fondo di un libro come Dialettica del Nihilismo. Allora, sostanzialmente, l'attacco alla scienza è una critica alla ragione che nasce strumentale, la ragione moderna nasce strumentale, cioè nasce per mettere in discussione tutto ciò che c'è intorno, ma mai se stesso. Una ragione cieca, che va avanti come una ruspa che distrugge tutto quello, cioè distrugge vuol dire misura, riduce tutto a misura e non sa nulla di se stessa, non sa perché c'è, non sa perché è nata, non sa perché agisce come agisce, sa che deve agire.
non può fare altro che agire. Cioè, andando avanti, non è sempre essere il soggetto che conosce l'oggetto, in realtà è il soggetto che diventa oggetto. La scienza è un pezzo di razionalismo ed è un pezzo di reificazione. Io non abbraccio questa veduta, non di meno è una veduta estremamente potente, che però ci dice una cosa diversa da quello che sembra volerci dire. Cioè, questa veduta ci dice apparentemente la scienza è potere, è intrinsecamente potere, anzi è dominio, nasce come dominio. Secondo me ci dice un'altra cosa, e ci dice la scienza non è potere, ma è catturabile con estrema facilità dal potere. Hobbes, che era un ragazzo intelligente, infatti lo dice: science is but a small power, la scienza non è che un piccolo potere, vero potere da un'altra parte. Lo scienziato è uno che ha un grande potere se un grande potere lo sposa, altrimenti non ce l'ha. Certamente uno scienziato è catturabile. Una delle pagine, uno scienziato e la scienza è catturabile dal potere, una delle pagine, mi accennavo al professor Giorello poc'anzi, più drammatiche della storia della scienza è la costruzione della mente. Quando questi scienziati cosmopoliti che si parlavano, si scrivevano, si leggevano sulle riviste scientifiche senza il minimo problema e si scambiavano il sapere, quando questi vengono catturati dal potere politico e chiusi dentro Los Alamos e costretti a mantenere il segreto su tutto quello che fanno. Per cui voi pensate che le equazioni della fusione nucleare sono segrete ancora oggi. Cioè, Ullmann e Teller scrivono un articolo che è ancora segretato. Ora, lo sanno anche i gatti come si fanno le bombe atomiche e le bombe atomiche. Però, formalmente è ancora segretato. E qui e molti ne soffrono. Molti ne soffrono. E quello che ha detto il professor Giorello è fondamentale, cioè la molla fondamentale dell'impresa fu fermare Hitler, non tanto fermare il Giappone, di cui importava poco, che si capiva che non era un avversario all'altezza, un avversario di una civiltà, mentre invece il Hitler si era davvero colto, anche perché si supponeva che i suoi scienziati stessero facendo lo stesso, che era assolutamente falso, perché i suoi scienziati non fecero nulla, né Hitler glielo chiese, perché non le capiva queste cose. In Europa queste cose sostanzialmente furono molto poco capite, anche Churchill capì poco, Roosevelt, che era un genio, capì subito. E gli scienziati catturati accettarono di essere catturati dal potere, perché bisogna fermare Hitler, e poi l'idea era dopo rendiamo pubbliche tutte le informazioni necessarie, che sono poi soltanto informazioni tecniche, cioè come si accendono gli isotopi, perché la teoria è strana, cioè come si fa per non perdere tempo, come si fa
tecnicamente a procurarsi il materiale fisico. Ecco. Fondiamo un'autorità mondiale e mettiamo a disposizione di questa autorità questo sapere. E naturalmente i politici dissero: bravo ragazzo, naturalmente di tutto ciò non si fa assolutamente niente, guai a te se dici una mezza parola. Da cui quelli che passano per essere terribili spie filo-sovietiche erano semplicemente della gente, come ad esempio Fuchs, il quale diceva: no, io questa bomba l'ho fatta io, è mia e la racconto a chi voglio, perché io non mi metto, non mi sottometto al potere politico. Quindi c'era il fatto che era tedesco, comunista e luterano, per cui aveva, diciamo così, un caratterino poco malleabile. Ecco, se l'ho fatta io, come ti permetti tu, governo degli Stati Uniti, di impedirmi di raccontare al mondo come si fa le bombe atomiche? Perché è bene che ce l'abbia anche qualcun altro oltre che gli Stati Uniti. Meglio se ce l'ha l'ONU. Non avete deciso questo? Bene, e io lo vado a raccontare a tutti. Ma l'ostilità alla scienza nasce proprio lì. Fra le figure tipiche della mia infanzia c'è lo scienziato pazzo, quello che fa esplodere il mondo perché inventa la bomba sbagliata. Cioè, l'idea che la scienza sia un potere pericoloso, credo che sociologicamente e storicamente nasca con la bomba atomica. Certo, prima c'erano stati i gas che non erano, però i gas erano molto meno spettacolari. Cioè, la bomba atomica ha tra l'altro anche un elemento di spettacolarità che colpì l'immaginario mondiale, ecco, e l'idea dello scienziato pazzo è lì. E c'è perfino nei topolini, nei paperini dell'epoca, c'è lo scienziato pazzo. Cioè proprio a livello di pubblico, a livello di cultura popolare. Oggi, e qui l'ha detto giustamente, allora noi abbiamo una critica filosofica che non è quella che governa il movimento Novax, no. Abbiamo una paura sociale, che è lo scienziato pazzo diventato meno pazzo, e lo scienziato che non è più uno scienziato della fisica nucleare, ma un biologo. È un biologo che, vabbè, può manipolare agenti chimici, agenti biologici, tossine, tutto quello che è per sterminare l'umanità, ma non è, la paura non è, l'ha detto il professor Giovanni, la paura è che ti modifichi il DNA, cioè che vanno attorno all'ultima frontiera dell'anima, l'ultimo luogo dove si può immaginare che stia l'anima. L'identità, ciò che di te è assolutamente non condivisibile con altri, non è che non faccia dei film, metà di quello che è, cioè il tuo DNA. La paura dei Novax è la paura di un potere della scienza che non è della scienza, ma è del potere politico che fa lavorare la scienza, ovviamente. E questo lo sa, cioè, la scienza non ha potere. Non esiste né una scienzocrazia né una tecnocrazia. C'è sempre la politica. Ma la paura, per l'appunto, è la paura che i politici, attraverso gli scienziati, facciano qualcosa. Lo scienziato pazzo è lo scienziato finanziato dallo Stato per fare certe cose che poi gli sfuggono di mano. Oggi la paura non è dello scienziato pazzo, no, è dello scienziato freddissimo e razionalissimo che
su input del governo sostanzialmente, ti inietta, questo è qualcosa di spaventoso, perché essere uccisi con qualcosa che proviene dal mondo fisico esterno a te è una certa cosa. Essere uccisi perché ti inoculano qualche cosa che modifica la tua essenza è molto spaventoso. È una fantasia di contaminazione che è all'origine delle turbe private, ad esempio, di Hitler. Chi ha la pazienza di leggersi Mein Kampf trova questo. E questo era uno che aveva questa fantasia di stupro, che gli avevano stuprato la madre, la patria, e aveva la fantasia di essere stuprato, cioè che venisse inoculato qualche cosa di mortale e mostruoso, che era un re. Ora, questo tipo di fantasie sono potentissime ed esplodono nei momenti di crisi sociale, politica, economica, quando le persone si sentono vulnerabili. Oggi togliamo di mezzo le fantasie di stupro della madre, togliamo di mezzo gli ebrei, però le persone si sentono vulnerabili. Sì, si sentono vulnerabili da chi? Da un potere incomprensibile, potere sostanzialmente incomprensibile, che non è potere politico, che è fin troppo comprensibile, sono sostanzialmente poteri economici occulti, o comunque le cui responsabili non si vedono. E la vulnerabilità cresce. Poi, quando si sente che è diventato obbligatorio vaccinarsi non contro il vaiolo, che non c'è più, ma contro 10 malattie, tutto in una volta, la fantasia galoppa. La fantasia galoppa e il terrore ti corre meglio il filo della schiena, dici, ma che cosa mi stanno facendo? Quale oscuro disegno c'è dietro? Come minimo l'interesse economico mostruoso delle multinazionali dei vaccini. E vabbè, fosse solo questo. No, c'è l'idea che mi mangiano l'anima, cioè possono mettere nel sangue mio, del mio figlio, l'ultimo attacco alla mia stabilità, alle mie certezze, l'ultimo attacco alla mia consistenza. L'ultimo attacco è la inoculazione di qualche cosa su cui io non so niente e che nasce da una imposizione del governo. Voi capite che qui a questo punto la scienza è vista semplicemente come un'entità al servizio. È uno strumento del potere politico o economico. È scomparso anche lo scienziato pazzo. C'è uno scienziato comperato, asservito, il cui modello è il dottor Menger. Allora, e certamente la frontiera si è spostata. Non abbiamo più paura delle bombe atomiche, né degli scienziati pazzi che le maneggiano, come o non le maneggiano. Almeno quello è un dato acquisito. Dopo il bombardamento del Giappone non è più stata adoperata una bomba atomica. Abbiamo paura della scienza del vivente. Cioè, della forma estrema di biopolitica. Forma estrema. Biopolitica è l'idea che la politica moderna ha a che fare non col cittadino, come pretende, ma con l'uomo. Il concetto di biopolitica è la contestazione radicale
dell'alienazione moderna. L'alienazione moderna è sostanzialmente questo: nasciamo uomini, per vivere dentro la politica dobbiamo abbandonare la dimensione privata, la nostra corporeità, il nostro essere uomini, alla dimensione privata, alla dimensione sociale. Ma certo, dentro la dimensione politica non si entra in quanto uomini, si entra trasmutati, come cittadini. Questo lo credono i liberali, questo lo crede Marx. Il concetto di biopolitica invece dice fin da subito, fin dall'inizio, lo Stato moderno non è altro che un insieme di saperi e di poteri che incidono la carne, non la cittadinanza, che costruiscono letteralmente l'uomo. Allora, i vaccini sono l'ultima frontiera della biopolitica. I vaccini sono il modo attraverso il quale il potere che da sempre plasma la carne umana, il potere questa volta non sta più nemmeno lì a plasmare, inocula, entra, altro che fantasia di stupro, è proprio una fantasia di sostituzione. Io ti porto via qualche cosa e la sostituisco con qualche cosa. Tutto ciò perché? Perché diventa un fenomeno di massa e non è un'allucinazione di un qualche Lovecraft o di un qualche Poe? È un fenomeno di massa perché le masse sono diventate fragili. Quando le masse erano masse, in tutto ciò non c'era traccia. Quando c'erano i comunisti, il nemico era esterno. Quando una massa è massa perché ha un nemico esterno. Quando non ci sono più le masse, ma ci sono le moltitudini, le folle, cioè miriadi di individui separati tra di loro, le fantasie, il pericolo non è più esterno, hai paura che ti venga iniettato dentro. Nessun comunista ha mai pensato che venisse iniettato in lui un capitalista. Era fuori, era un altro. Era un mondo più chiaro, più semplice. La fantasia di inoculazione è terrificante perché fai fatica a capire dov'è. Per questo i nazisti erano più cattivi dei comunisti, perché avevano più paura. Avevano più paura. Se tu pensi agli ebrei come a dei batteri che ti aggrediscono, ne hai un timore panico, mentre se pensi ai capitalisti, va bene, sono lì, li riconosci, hanno il potere economico, però sono lì, sono esseri umani tirando le somme. Li puoi sconfiggere. Con i batteri è una gara molto più dura. Con i vaccini è altrettanto dura. La rabbia è che il potere politico, invece che proteggermi, è quello che vuole da me l'ultima sostituzione dell'anima. Mi ha portato via tutto, mi porta via l'anima. Mi metti i vaccini a mio figlio e lo fa diventare autistico. Dopo che mi ha portato via la pensione, il posto di lavoro. Però io non ci rido sopra neanche un po', cioè l'idea che, ecco, e chiudo e ridò la palla al professore Giorello, l'idea che l'atteggiamento anti-vax sia un normale irrazionalismo, non mi convince. L'atteggiamento anti-vax è l'ultima paranoia generata da, cioè è un aspetto molto importante di una crisi che, ripeto, se non ci stiamo attenti, diventa una crisi di città, una crisi economica, certo, una crisi sociale, certo, politica, finché volete,
crisi della demografia, forse crisi dell'identità del soggetto, è solo un soggetto atterrito quello che ha paura dei vaccini, un soggetto fatto di bambini terrorizzati, tutti sono bambini terrorizzati, e addio all'uomo, addio al cittadino. Su questa suggestione do la parola a Giulio. Sì, io ti ringrazio, ma sono stato molto colpito da questo punto di arrivo tuo, il soggetto atterrito, perché è proprio qui che si gioca oggi la partita della scienza. Ora, la scienza avrà, come dicevo, tanti difetti, alcuni li abbiamo anche visti prima, ma il soggetto atterrito è la cosa più tremenda che possa capitarci, perché questo tipo di soggetto è totalmente privo di senso critico. E qui dipende qual è che carta vogliamo giocare. Io ritengo che ancora adesso, nonostante tutto, valga la pena di giocare la carta del senso critico. Se volete dare dei nomi, tanto per intendersi, stare con Bertrand Russell, stare con Karl Popper, stare con queste persone, le quali hanno sottolineato come senza il senso critico la stessa democrazia soffoca. Capisco? E senza senso critico soffoca anche la scienza. E quindi ricordare di nuovo come la scienza, il senso critico, sia stato l'elemento più fortemente creativo, da Galileo Galilei a Newton, ad Einstein, a Oppenheimer, ecco, questa difesa del senso critico, secondo me è fondamentale oggi più che mai, ma dire difesa può sembrare, come dire, un atteggiamento di chiusura. Io credo che invece i sostenitori del senso critico abbiano tutto il diritto di attaccare e quindi di affrontare, tra virgolette, a muso duro, va bene, questi fenomeni che tu hai richiamato così bene facendo il caso dei movimenti Novax. Il che non vuol dire, ovviamente, costringere i Novax a vaccinare i loro bambini puntandolo una pistola alla tempia. Vuol dire però non cedere mai nelle strutture educative a cui noi teniamo al modello di chi è il soggetto atterrito. Cioè nella scuola, nelle istituzioni culturali, nell'università, la difesa dell'impresa scientifica è la difesa dell'atteggiamento critico, è di più che la difesa. L'atteggiamento critico, secondo me, oggi ha il dovere di attaccare ogni volta che le forme del soggetto atterrito tendono a prevaricare nella vita quotidiana. So benissimo che è difficile, so benissimo che questo richiede un modo intelligente di guardare le nostre istituzioni, e la ragione per cui le nostre istituzioni per noi sono ancora importanti è che
siano capaci di diventare spazi dove il senso critico viene con coraggio esercitato. Se non facciamo questo, i signori che lui ha chiamato giustamente i soggetti atterriti, ahimè, hanno già vinto. Ma non è né una grande vittoria, noi ovviamente siamo una sconfitta, ma non è nemmeno per loro, perché questi soggetti poi mostrano nella pratica di essere i padri peggiori per i loro figli, se, visto che abbiamo preso le mosse da chi proclama il mio bambino ma non me lo toccherete mai se io non voglio che venga vaccinato. Perché? La vaccinazione di quel bambino non riguarda soltanto quel bambino, riguarda tutti gli altri bambini con cui quel bambino viene a trovarsi in contatto. E quindi, sotto questo profilo, il continuare per l'esercizio del senso critico, secondo me, è il modo migliore, ma se voi ne avete degli altri, pensateci su, è il modo migliore per non far vincere i soggetti atterriti, di cui parlava così, in maniera così efficace Gallo. Caro Giulio, un'ultima battuta sul, questo è un aneddoto, nella mia breve esperienza, nella mia esperienza parlamentare, sono stati due momenti emozionanti. Primo è stato quando ci fu la proposta della candidatura Marini alla Presidenza della Repubblica e ci furono reazioni tali nel Paese, da parte soprattutto del PD, del circo del PD, che ci fu detto che era meglio se raggiungevamo la sala di riunione dei deputati non passando per piazza Montecitorio, ma passando per un corridoio interno. E la seconda è stata quando votammo la legge sull'obbligatorietà dei vaccini e uscimmo in piazza Montecitorio, finita la seduta dell'Aula in cui fu votato. Qui e poi c'era la piazza Montecitorio semipiena di... Cioè, di solito sembra il campo dei miracoli, cioè ci sono accampati i tipi più strani. Quando cominciò la legislatura c'erano quelli della stamina. Poi, insomma, a un certo punto c'era il Novax. E uscendo, io passai con tanti altri miei colleghi, un paio di colleghi furono malmenati, dovettero fuggire su un furgone. A me andò bene, passai in mezzo a questa gente e c'era una mamma, non me la ricordo, perché insomma fa un po' impressione, una mamma col bambino, e io passo e quella dice: vedi amore, quel signore ti vuole fare del male. Allora, siccome il buon senso dice che non si deve mai deputato, dare occasione, generare scandalo e finire sui giornali, comunque veniva da dire: signora, a lei, non al bambino, a lei. E però quella donna era una donna terrorizzata. Ad esempio, era una giovane mamma terrorizzata, che io veramente volessi fare del male a suo figlio, perché vive in un mondo che la terrorizza. Per cui, Giulio, d'accordo, il senso critico, figuriamoci, noi viviamo di quello, quasi, però cerchiamo anche di non far nascere troppo terrore nella società. Noi non possiamo distruggere il legame sociale con crisi su crisi su crisi su crisi e poi pretendere che questa gente conservi il senso critico. Questa gente a cui hai tolto tutto, a cui hai tolto anche i partiti, che bene o male un minimo di orientamento te lo davano, hai tolto tutto,
attenzione, perché toglie di tutto, genera terrore, e il terrore genera atteggiamento appunto isterico, sostanzialmente isterico, in questo caso sui vaccini. Poi quando si spargeranno opportune notizie sul fatto che determinate categorie di esseri umani sono infetti, vedrete che ci sarà anche la caccia agli infetti, perché tutto nasce dal terrore sociale. Quando ero ragazzino io, ad aver paura dei vaccini c'erano solo i bambini che venivano vaccinati, e le mamme li facevano vaccinare a scoppole, ovviamente, perché le mamme non erano terrorizzate. Il bambino poteva dire mi fa male, però vabbè, passa, ma la mamma era allineata dietro al medico che diceva: signora, è ora di fare il vaccino antipolio, vaccino contro il vaiolo, lo fai, è poche storie. Tu potevi dire, mi fa male, così. La mamma non era terrorizzata. Adesso sì. Cioè, il guaio della crisi è che si espande a macchia d'olio, parte dall'economia e arriva tutto attraverso il terrore. E quindi cerchiamo di eliminare le forme durature, il terrore permanente, quello che non finisce mai, perché non capisci mai il mondo in cui vivi, non lo capisci più. E questo destabilizza. E allora ti rifugi nella famiglia, ti rifugi nel figlio, non toccarmi il figlio, e guai a te se metti qualche cosa dentro il corpo di mio figlio. E qui la scienza è chiaro, non c'entra più, qui non è più un atteggiamento antiscientifico, questo è un atteggiamento terrorizzato in generale. Detto questo, mi sembra che abbiamo raggiunto, grazie alla capacità di ricostruzione storica del professor Giorello, abbiamo raggiunto una serie di punti abbastanza importanti, cioè scienza come il momento grande impresa conoscitiva, vanto della modernità, e tuttavia tanto debole in sé da essere sempre catturata dal potere politico e dal subire le conseguenze di questo fatto, cioè che è catturata. Conseguenze positive quando il potere politico ha bisogno di te, ti finanzia, conseguenze negative quando non ha bisogno di te, e conseguenze sociali quando il potere politico sbaglia molti passi e trasforma la società in una giungla, e la società si rivolta un po' contro tutti. Per cui di nuovo riusciamo a smontare l'idea compatta che esista una civiltà compattamente in crisi, riusciamo a fare un'azione di mediazione determinata. Non è tanto la scienza a portare con sé il dominio, è il dominio che porta con sé la scienza, e quando il dominio perde troppi colpi, anche la scienza viene travolta nel discredito. Grazie quindi a Giulio Giorello, adesso vediamo se abbiamo, come mi auguro, reazioni o richieste di interventi o obiezioni. Prego, signore. Ci sono dei tanti signori laggiù, parto io. L'ho visto lei. Poi ho visto lei e in primo luogo ringrazio di questa eruzione di intelligenza e di competenza che in questo momento secondo me è una carenza forte in Italia, di cui io mi nutro, perché sono stata cresciuta, e quindi vi ringrazio veramente di cuore, sono stata cresciuta da un padre alto ufficiale di marina con un rigore e che mi ha insegnato il senso critico, che nella mia vita ho pagato amaramente, perché se esprimi con senso critico e prendi delle posizioni diverse dalla massa, ovviamente non dico neanche una massa molto grande, ma nell'ambito del lavoro o ti stimano molto o se possono ti chiudono in un armadio e non ti fanno più parlare.
questi collegamenti che voi avete fatto con la scienza, e quindi mio padre, essendo navigante, conosceva bene quali erano le feste, gli effetti della malattia. Scusi, vuole venire qui a parlare al microfono? Ho una voce che spacca sempre i castelli, come dice una collega. Però, no, ho capito, se mi sentono mormori in qua. Ci sono mormori e io che sono sempre sordo. Sì, anch'io prima sono stata sgridata da una signora perché scambiavo due parole. Mi chiedo scusa umilmente. Quindi, mio padre dava il tormento a mia madre, che era stata, aveva avuto albergo, teatro, quindi ai tempi in cui non esistevano macchine, quindi l'igiene era di rigore, perché tornando dai viaggi diceva: ricordati che con i viaggi si portano a casa le malattie. Nel tempo ho dovuto dargli ragione, sappiamo bene quali. Allora, questa posizione della scienza e questa riflessione che voi avete fatto circa, lei li ha chiamati, mi sfugge la parola in questo momento perché sono un po' emozionata che non mi appartiene, gli smarriti della scienza. Prego. Gli atterriti. Allora, la questione delle vaccinazioni è una storia pesantissima, perché per le cose che una mia amica suorina direbbe il Signore ti manda, per le cose della vita, sono stata in contatto con bambini con problematiche tumorali, e se il tumore è una cosa tremenda, nei bambini è una cosa che ti atterrisce. Sono questi bambini, come dicevate prima voi, che hanno necessità della civiltà, io le definisco civiltà, anche mio padre l'avrebbe definita così, del vaccinarsi, perché quei bambini vanno a scuola, quando riescono a riprendersi un po', stanno in mezzo alla gente e hanno bisogno di copertura di gregge, dicono gli scienziati, affinché possano vivere, perché l'esperienza del tumore in pediatria è la cosa più devastante del mondo. Circa il fatto che le malattie non esistano più e che questa paura per i vaccini sia nata per i motivi giusti sui quali non avevo mai riflettuto in precedenza, ai miei tempi, io sono datata come un buon vino rosso, ai miei tempi quando ci si vaccinava c'era il terrore del vaccino contro la poliomielite. Quanti genitori, io ricordo che mio padre dibatteva anche in modo molto acceso sul fatto che era indispensabile vaccinare questi bambini. È chiaro che anche contro il vaiolo, io porto ancora il segno della vaccinazione del vaiolo, ci sono stati poi dei casi che hanno comportato encefaliti o cose molto gravi, ma erano casi rari. Ma quanti bambini della mia età, io compio 67 anni a giugno, camminano sulla carrozzina all'hotel o hanno portato danni gravi, li conosciamo tutti, sulla vaccinazione, del non aver effettuato la vaccinazione contro la poliomielite. Circa il fatto che le malattie siano state più o meno sconfitte, per sempre per la linea della mia vita che è stata intensa, ma camminata addosso bene, ma io sono figlia di mio padre, sono medicinista e quindi resisto, ho avuto occasione durante delle terapie iperbariche di lunga durata di assistere all'arrivo di un signore che era stato all'estero per lavorare e che manifestava necrosi agli arti. Tutti voi più o meno conoscete il significato delle necrosi, molto gravi, anche sul naso. La lepra. Beh, no, era peste nera. Questo signore era stato all'estero per lungo tempo, all'estero non avevano capito niente e per fortuna esiste l'ossigenoterapia che ammazza i batteri, che poi non è la parola giusta, ma vi perdonerete. E quindi vuol dire che queste malattie che noi vediamo, anche il vaiolo, che noi vediamo come spettri, che non esistono più, in realtà nei paesi poveri dove c'è malnutrizione e tutto il resto, sono lì che galleggiano e poi vengono fuori. Un'ultima cosa, una domanda che mi preme molto. La manipolazione del DNA è una cosa che spaventa tutti, ma è anche vero che gli scienziati manipolando, e qua vi interrogo, manipolando il DNA possono lavorare su quelle malattie rare, e qua mi tornano in mente i bambini, perché è stata una lunga esperienza in quell'ospedale pediatrico con mio figlio,
possono interrompere, modificare, tentare di fermare queste malattie di cui non abbiamo notizia, che sono rare, c'è una bellissima pubblicità secondo me per televisione al riguardo. E allora mi dico, sulle cose ci sono sempre due versanti, come due pianeti che si incontrano nella loro rotazione. C'è la parte negativa e vessatoria e c'è la parte importante che comporta sicuramente dei rischi, che però secondo me non va scartata, perché quando tu, io ho lavorato per almeno 20 anni con i bambini disabili, molto gravi fra l'altro, tanto con la scusa che tanto io ce la facevo perché mi aggiornavo in continuo, è stato anche pesante, voglio dire, avere questo tipo di responsabilità. È tremendo vedere che un bambino non fa, signore ho finito, non fa quello che tu vedi fare dagli altri bambini e che non riesce a gioire come gioiscono gli altri bambini. Scusate, mi sono tirato troppo lunga. Grazie del suo intervento. Grazie a voi di avermi ascoltato. Prego, mica pure. Secondo me, io sono però proverò a fare la voce si alzi lei per capire non c'è niente di male la scienza c'è. Io penso giustamente che ci serva più scienza e non meno scienza, tuttavia forse bisogna, secondo me, anche forse cercare di capire alcuni passaggi fondamentali della scienza. Cioè, l'avvento della meccanica quantistica praticamente si è passato dal mondo del determinismo causale e forse anche in ambito medico bisognerebbe tenere conto. Cioè, come dire, non si tratta soltanto della posizione, della velocità di una molecola di un atomo, per capire che c'è un evento casuale che interviene in una situazione anche di tipo medico-clinico. Spesso ci si trova fronte a situazioni medico-terapeutiche in cui la scienza si traveste da disciplina protocollare e non tiene conto di quante diciamo, variabili sono insite all'interno di ogni singolo individuo e spesso l'operatore medico, anche perché la stessa amministrazione diciamo così, sanitaria richiede a chi esercita la professione di medico di farlo in tempi ristretti con determinate metodologie, con una struttura prefissata che gli impedisce di svolgere quella metodologia rigorosamente scientifica che prevederebbe anche non solo l'attesamento induttivo o deduttivo, mi viene in mente una famosa opera di Keynes, economista del 21, che è stato la della probabilità, e che parla del valore scientifico dell'analogia. Procedere per analogia significa andare su un altro piano, quindi spostare l'asse dell'analisi, dell'osservazione che sta svolgendo in quel momento lì. E poi mi viene in mente la teoria della produzione, quella che prevede che uno che si possa fare ragionamenti partendo da fatti, quindi anche dai fatti che porta con sé un individuo singolo, unico, ricordiamoci sempre che è ripetibile, che non si può come dire, schiacciare completamente in un protocollo scientifico che spesso non guarda neanche in faccia la persona che ha sotto mano per poterla curare. Ti faccio un esempio, per esempio anche delle vaccinazioni, scusate. Cerco di essere rapido per dare tempo anche ad altri di parlare. Credo che una buona parte delle persone che siano qua dentro superano i 50 anni. E allora, molto spesso durante in questa età si può soffrire di herpes zoster. L'herpes zoster è una malattia che colpisce, si vede attraverso la pelle, il famoso fuoco sacro, fuoco di Sant'Antonio, però agisce a livello neurologico e può dare effetti molto gravi anche come per esempio con compromissione dell'udito o con compromissione della vista, quindi non è una cosa da prendere sotto gamba. E quando sei sotto effetto di questa cosa qui, e che non è sempre facile da osservare e tenere in considerazione, fare la pratica della vaccinazione è rischioso e controproducente. Poi faccio un esempio, poi ce ne possono essere tanti, cioè la vaccinazione non è, come dire, la soluzione per tutti i mali, ci sono degli effetti
che andrebbero spiegati molto bene. Allora, tenere conto di quella rivoluzione scientifica che si è passati dal determinismo causale del meccanicismo classico alla meccanica quantistica prevede che sia riformulato il nesso tra discussione, spiegazione e previsione. Quindi la discussione deve fare parte anche di un momento diagnostico in ambito medico-clinico e non semplicemente l'applicazione, come spesso viene fatto in una forma spettacolare la televisione, i vaccini vanno sempre bene per tutti comunque, tranne nei casi di tumore o di persone che hanno le difese immunitarie compromesse. No, in certi casi bisogna prestare un po' di attenzione, se no possono essere anche guai seri. Allora, come dire, rappresentare la cosa anche all'interno di una metodologia scientifica che è fatta come propria l'assunto scientifico per cui la verità non è esattezza, non è verità come esattezza, ma è verità come probabilità, che quindi ammette anche l'errore, si fa carico e responsabilità dell'errore e quindi della riformulazione di se stessa, è un'altra immagine della scienza che non quella che ci viene fornita come, come dire, indubitabile e senza errore. Grazie. La nostra Costituzione dice che
ogni trattamento sanitario diciamo, può essere rifiutato, tranne i casi di ragioni pubbliche che possono contemplare anche i vaccini. Ci si vaccina anche per gli altri. Però, secondo me, c'è stato qualcosa di, non so se è voluto, cioè non c'è stata l'autorità politica che ha detto. La maggioranza, il consenso prevalente degli scienziati ci dice questo e quindi io, autorità politica, mi assumo la responsabilità di fare ciò che si è montata una campagna in cui non c'era la potere politico che diceva mi assumo questa decisione, che è una decisione politica, ma sì, alzava la scienza su cui non si può discutere e si additava coloro che sbagliando, non lo sbagliando, diciamo, provavano a criticare. Questo mi ha molto preoccupato, perché appunto l'approccio scientifico dovrebbe prevedere la critica e poi c'è la scelta politica che ovviamente dice è opportuno seguire queste indicazioni. Secondo me diciamo, non bisognerebbe fare una campagna fino ad adottare 10 vaccini da un giorno all'altro, ma dovrebbe essere diciamo, un qualcosa di routine nelle istituzioni sanitarie, eccetera, che porta a dire da quest'anno introduciamo un vaccino, questo magari saranno due, se invece si crea una campagna in cui si dice tu non puoi andare a scuola se non ti vaccini, si confondono un po' le cose, perché vanno ad essere cose separate. Uno va a scuola perché deve andare a scuola, deve fare il vaccino perché c'è una legge che dice che fa il vaccino, magari dobbiamo fare a scuola, e invece c'è cioè, questo additare a chi non è d'accordo. Mi fermo qui perché non voglio grazie. Però insomma, c'è questa preoccupazione che non è una preoccupazione della ragione che viene messa, e questo c'è in generale, ma non è in questa discussione, però c'è una, diciamo, un uso della scienza un poco scientifico, quindi dico una cosa e poi cedo la parola al professor Giorello. L'uso non scientifico della scienza c'è, ma basta di tutte le scienze, basta pensare a come si presentano gli economisti mainstream, perché non ti consentono di fare un discorso lungo un minuto e sono già lì che ti assalgono alla gola, e questo c'è ed è una pessima cosa. Quello che non capisco è perché lei dica che non c'è stata la presa di posizione dell'autorità politica. Un Parlamento che fa una legge è una presa di posizione dell'autorità politica. Sì, ma poi se voi guardaste meno la televisione, avreste meno problemi. È chiaro, perché in televisione ci vanno quelli che si comportano come dice lei, ma lì è stata proprio l'autorità politica, cioè i deputati e i senatori, c'erano anch'io, l'ho votato anch'io, ero in un partito di opposizione, una legge che obbliga la gente a vaccinarsi l'ho votata, sì. Perché insomma ci sono le mamme, ci sono quelle che dicono non toccare il mio bambino perché gli inoculi chissà che cosa, e poi ci sono quelle che dicono noi non mandiamo più il nostro bambino a scuola perché c'è quel bambino lì che non è vaccinato e porta la peste. Per voi è diventato un mondo difficile. Tutto si può dire, è giusto parlare di scienza che viene presentata in modo non scientifico, cioè in modo dogmatico, è giustissimo, però una volta tanto l'autorità politica, certo, con tutto quello che ci si mette sopra, cioè l'ipocrisia, il parlare a vanvera, il farsi belli con le penne degli altri, certamente, però poi ha fatto una legge, il Parlamento ha fatto una legge, dopo che io non ne facevo parte, ma insomma mi immagino che la Commissione Sanità abbia audito qualche dozzina di medici, per cui da quel punto di vista una volta tanto una responsabilità la politica se l'è presa, con reazioni che sì, saranno. È chiaro che la critica deve essere essenzialmente critica di tipo economico, cioè ma cosa c'è sotto? E forse era quella la maggioranza dei critici. C'era anche un bel po' di gente che aveva gli
l'idea che ci fossero in atto delle campagne di sterminio. Nel taccio diamo la parola a questo soggiorello per la conclusione della serata. Non so se sia il caso di fare delle conclusioni, forse basterebbe fare qualche riflessione, piuttosto, se volete, anche generale, appunto, sulla importanza che ha l'inquadra scientifica come educazione alla democrazia. L'aveva detto all'inizio Galli, ma no? Nella democrazia greca c'era, mi pare, Euripide, che fatisce la famosa battuta: chi ha qualche consiglio da dare alla città, venga qui e parli, se no, sta zitto. Nell'impresa scientifica c'è un diritto di chiunque ad esprimere la propria opinione, legandola all'opinione, alla responsabilità degli argomenti che porta a favore di questa opinione ed eventualmente contro opinioni diverse. Io credo che se la scienza fosse presentata in questo modo, nella scuola per esempio, nell'università, nelle facoltà scientifiche e non solo nelle facoltà scientifiche, in senso stretto, uno non si troverebbe a ritrovare, scusate, volevo ritrovare un po' la stanchezza, si troverebbe a recuperare quel senso di liberazione intellettuale che la scienza ha portato con sé almeno dai tempi di Galileo Galilei, almeno perché è già un po' prima. Se volete, potete anche per certi aspetti ritornare alla migliore filosofia classica. Questa abitudine alla discussione critica, certo, è lenta da acquisire, richiede tempo, richiede che non vengano colpevolizzati in maniera crudele quelli che la pensano diversamente. Io, quando dicevo, sarebbe una cosa interessante che nella situazione dei vaccini si presentassero le varie posizioni, io non dico che i Novax vanno presi e imbarazzati, dicano le ragioni per cui sono contrari, facciano capire dov'è il razionale dei loro argomenti e quindi si discuta con delle persone competenti, perché viva Dio, se io devo occuparmi, esempio da qualità, di come si mette a posto il ponte di Genova, qualche consiglio di qualche ingegnere che conosce sarebbe bene averlo. Cioè, semplicemente questo tipo di atteggiamento, che è l'atteggiamento che io chiamo atteggiamento scientifico o atteggiamento critico, e che purtroppo in altri settori diversi dalla scienza non c'è nelle religioni normalmente. Ci sono poi il caso della religione: la religione cambia secondo il contesto storico, secondo la cultura del paese interessato, eccetera. Però la cosa interessante dell'impresa scientifica è, come diceva Galileo, se io ho torto e voi avete ragione, beh, mi avete disingannato nella mia opinione. È la stessa cosa se avrò ragione io e voi, e siete voi che avete torto. E comunque la scienza da questo dibattito non può che migliorare. Credo che dobbiamo avere il coraggio di fare dei dibattiti aperti senza a priori colpevolizzare nessuno, perché la colpevolizzazione è un'altra di quelle componenti che porta ad atterrire le persone, e se si ritorna in questo circolo altamente vizioso.
Quindi io non è che sto dicendo che vadano i Novax criminalizzati. Si deve sentire le ragioni per cui, ma le ragioni siano ragioni che non, sia, che non sono muggiti, siano ragioni articolate, no? Ecco. Perché se no ragionare in termini puramente sentimentali, oh bambino mio, cosa ti fanno? Non serve. Serve ad atterrire sempre di più il bambino e anche molti adulti che sono bambini in non poche situazioni. Grazie, professore. Grazie. Il 17 febbraio con Marco Revelli su democrazia, sovranità, comunità. Grazie a voi, buonasera. Grazie.